Il numero 72 indica probabilmente tutte le nazioni. Infatti nel libro della Genesi si menzionano 72 nazioni diverse. Così questo invio prefigura la missione della Chiesa di annunciare il Vangelo a tutte le genti. A quei discepoli Gesù dice: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Sempre dobbiamo pregare il padrone della messe, cioè Dio Padre, perché mandi operai a lavorare nel suo campo che è il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavellate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni, succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria, perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio: terribili sono le tue opere. Acclamate Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma. Passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate. Voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi, nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. In quel tempo il Signore designò altri 72. E li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Le città del mondo a cui Gesù invia i 72 discepoli sono considerate da lui come dei luoghi fertili. La parola messe, infatti, indica delle distese di cereali pronte per la mietitura. Se avesse voluto prepararli a incontrare persone ostili o senza valori, avrebbe paragonato i luoghi di missione a un deserto arido o addirittura una trincea. Invece Gesù, scegliendo l'immagine dei campi pieni di buon grano, chiede ai discepoli, a noi, di muoverci nel mondo non come in un deserto arido. Ci chiede prima di tutto di essere attenti alle ricchezze presenti nel cuore di ogni uomo e di ogni popolo che cerca la giustizia e la pace. Ci sono tanti valori da accogliere e tante speranze a cui dare ossigeno. Ogni cristiano è missionario. A volte, quando ascoltiamo Gesù che dice «la messe è molta, ma gli operai sono pochi», pensiamo che si riferisca solo ai preti, alle suore e ai missionari. Invece, si riferisce a tutti i battezzati. La prima indicazione che Gesù dà a noi discepoli con l'immagine di un campo fertile è di portare la nostra testimonianza al mondo non con arroganza e presunzione, come se ci trovassimo di fronte a nemici o a gente priva di valori, ma di portarla con umiltà. Vi mando come agnelli in mezzo a lupi, dice Gesù. I lupi non sono le persone in attesa dell'annuncio, ma sono quelli che, uccidendo il desiderio di bene che è nel cuore di ogni uomo, vorrebbero impedire l'incontro delle persone con il messaggio di amore del Vangelo. La ricetta di Gesù è semplice. Il Vangelo si annuncia portando sempre e innanzitutto la pace. La pace va donata a prescindere dalla risposta. Se viene accolta, produrrà relazioni nuove. Se viene rifiutata, non bisogna mai imporla con la forza, ma portarla altrove. Questo metodo sembra perdente, ma in realtà è l'unico che può interrompere la catena dell'odio e costruire una società buona. Ce ne rendiamo conto non solo ai massimi livelli, ma anche tra di noi, nelle nostre case, tra i vicini, al lavoro. Solo quando troviamo il coraggio di augurare la pace, anziché vendicarci o parlare male degli altri, si costruisce qualcosa di buono. Gesù ci chiede di andare nelle città e nei villaggi, cioè di non soffocare la nostra fede tenendola chiusa tra di noi. La fede è un dono che va portato agli altri sotto forma di speranza. Il mondo ha un grande bisogno di speranza. Gesù la chiamava regno di Dio, di una speranza cioè in una vita migliore già quaggiù, e in una vita che continua per l'eternità.